me piace molto il concetto della semplicità, perché alcune volte ci costruiamo meccanismi complicati e complessi. Noi dobbiamo fare e rendere semplice alcune azioni. La differenza tra vivere e non vivere, non sopravvivere ad un evento, è il portarsi al piano alto, il non andare per strada, il non attraversare il torrente. Sono cose molto, molto semplici. E queste noi dobbiamo, come dire, comunicarle in maniera chiara, deve essere, come dire, talmente evidente come non mettere le dita nella presa della corrente. Nessuno di noi ci dice: ma dov'è che sta scritto? Lo sai e non lo Non si fai. fa. E non si fa, perché da bambino ti insegnano a non farlo, perché il risultato è drammatico ed evidente. Questa è la cosa più semplice da dover, come dire, poi essere messa in pratica. Poi c'è un tema di prevenzione strutturale che rappresenta lo studio, il collegamento con la scienza, le attività da fare, le istituzioni, e possiamo arrivare molto, molto ancora più avanti, perché in questo oggettivamente c'è una responsabilità istituzionale: riusciamo o non riusciamo a fare le opere, siamo in grado di fare gli studi sui nostri territori, ma questo attiene soprattutto ad una parte, che è la parte istituzionale, che poi deve comunicare al cittadino, perché il proprio comportamento dipende anche da quello che è stato fatto poi a monte. Questi sono i messaggi che noi dobbiamo oggi, da oggi, anche oggi, rendere quotidiani. Io vorrei che fosse chiaro che io non rischio, sono 2 giornate in cui noi facciamo Una una sintesi. Certo. sintesi, ma non è che domani non se ne parla più, non è che domani noi vorremmo e dovremmo portare questi temi nelle agende non solo della politica, ma dei cittadini, perché se poi la portiamo nelle agende dei cittadini, allora riusciamo a portare anche nelle agende della politica. E...